che dopo 26 anni di militanza in Forza Italia purtroppo sono costretto a lasciare questo partito, perché dopo l'ennesima umiliazione non posso continuare a subire queste angherie di una classe dirigente di Forza Italia che antepone interessi particolari rispetto al valore della coerenza, della militanza e del consenso. La mia gioia è oggi avere il leader indiscusso del centrodestra, l'orgoglio di essere un sindaco del sud, di una città importante come Foggia, che detiene 160.000 abitanti e che oggi su questo campanile svetterà la bandiera della Lega. Che il sindaco di una città bella e importante come Foggia aderisca alla Lega con la sua squadra per me è motivo di orgoglio. Troppi politici, soprattutto a sinistra, hanno preso i voti dei cittadini del sud dimenticandosi di questa parte d'Italia, invece la Lega sta crescendo a Foggia, a Reggio Calabria, a Crotone, in Campania, in Sicilia, dove ringrazio il governatore Musumeci che su indicazione e su suggerimento della Lega ha detto basta, non voglio più clandestini in Sicilia, sgomberati tutti i centri di accoglienza in Sicilia, con tanti foggiani e tanti amministratori locali aderisce alla Lega senza aver chiesto niente e senza aver ottenuto niente. Cioè non ci sono candidature, posti, nomine, c'è la condivisione di un progetto e per me, noi in Lega funzioniamo così, se qualcuno per entrare mi chiede qualcosa ha trovato il movimento politico sbagliato, entra e poi c'è un percorso che conto andrà avanti per diversi anni e poi chi merita avrà spazio.